Stadio Radio presenta Lavori in corso. Buon pomeriggio, atmosfera calda qui a Radio Radio ed è giusto così. Ascoltateci, guardateci, utilizzate l'app 3775 104 500 per i vostri pareri, i vostri messaggi vocali e non. Buon pomeriggio Luigia. Buon pomeriggio, allora subito diamo anche la parola e soprattutto il benvenuto al professor Enrico Michetti. Benvenuto professore. Buonasera a tutti. Ricordo velocemente il numero attraverso il quale scriverci, il 3775 104 500, perché stiamo per affrontare uno di quei temi che nel momento in cui la situazione di cronaca è scoppiata ha diviso questo paese. Carola Rackete, un nome e un cognome già sono sufficienti per inquadrare il tema, perché la Cassazione ha stabilito cosa, Stefano Molinari? Ha stabilito che non doveva essere arrestata, quindi che era illegittimo. Non conosciamo ancora le motivazioni. Vedo però, tra poco andiamo dall'avvocato. Tra poco sentiamo l'avvocato, appunto, l'avvocato Grigentino, che l'ha difesa presso la Cassazione. E intanto vedo il prof con un'ordinanza in mano, qualcosa in mano. È il ricorso che ha fatto la Procura, per cui ho letto qualcosa adesso. La Procura di Agrigento. La Procura di Agrigento, sì, ha fatto ricorso in Cassazione e quindi è giusto che in qualche misura si esplicitino alcune situazioni che possono essere i dubbi che riguardano questa vicenda. E i dubbi sono diversi. Prima di tutto bisogna dire una cosa, che non è che l'ha arrestata Salvini, insomma, questo... No, perché comunque... c'è questa... No, ma la vicenda... È vista come uno scacco a Salvini, no? Quindi, ma non è stata la magistratura. Allora, qui c'è l'esercizio di un adempimento, di un dovere, mi sembra, che questo emerga, no? Allora, l'operazione di salvataggio. Quando è che si compie l'operazione di salvataggio? L'operazione di salvataggio si compie nel momento in cui il naufrago va a bordo o nel momento in cui il naufrago viene condotto a terra? Il fatto che vengano commessi dei reati come la resistenza al pubblico ufficiale, il fatto che venga speronata una nave da guerra, è una nave da guerra la motovedetta ancorata presso il porto di... No, stava impedendo l'accesso alla banchina. Per cui c'è una forzatura del blocco? Si contravviene all'ordine dell'autorità? La normativa nazionale è subordinata alle convenzioni internazionali? Che cosa significa terraferma? Il fatto che fosse in porto, in prossimità del porto, e che il porto fosse sicuro ancorché chiuso, è una condizione per la quale il salvataggio può dirsi compiuto? Il fatto che insomma, non è conduca una a terra, anche questa non è... Dico una... l'ultima cosa, condurre a terra, che cosa significa? Che lo decide il comandante dell'imbarcazione in cui vi sono i migranti o lo decide il punto di approdo, l'autorità italiana? Ecco, questi sono tutti i punti che potremmo rivolgere all'avvocato infatti tra poco sarà in collegamento. La reazione di Matteo Salvini è durissima, insomma, no? Tra l'altro una reazione affidata a Twitter in cui mette la giustizia tra virgolette, quindi è una forte critica, no? Mettere la presunta giustizia di fatto. Eccolo, per qualche giudice una signorina tedesca che ha rischiato di uccidere 5 militari italiani speronando la loro motovedetta non merita la galera, ma il ministro che ha bloccato sbarchi e traffico di esseri umani sì. Questa non è giustizia, tra virgolette, questa è vergogna, scrive Matteo Salvini, e questo... sono idee sue, questo lo dico. E allora direi di andare subito a dare il benvenuto all'avvocato di Carola Rackete, uno degli avvocati di Carola Rackete, Leonardo Marino. Benvenuto, avvocato. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, la Cassazione rimette tutte quante le cose al suo posto per quanto riguarda ovviamente la sua assistita e chi ha appoggiato da fuori la sua assistita, perché questo, al di là di una questione giudiziaria, è un caso politico, è diventato in tutto e per tutto, no, avvocato? Ma diciamo, più che rimette a posto, conferma di fatto quello che già aveva stabilito un giudice italiano, ritenendo che Carola non andava arrestata.
questo è dato che prendiamo dalla sentenza della Cassazione di ieri. Lo vedremo, perché siamo sempre nella fase cautelare, Rachetta che è indagata, però il dato fondamentale è che non andava arrestata. Io stavo finendo di leggere il tweet di risposta, di reazione di Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno. Ha qualcosa da rispondere? Guardi, non ho avuto oggi il modo di ascoltare le dichiarazioni del ministro, però è un'ossessione, è una sua ossessione, Carola Rackete. Io credo che ci siano argomenti più importanti da trattare. Non sono bastati, noi da mesi che sentiamo sue bellicose dichiarazioni, è stata detto di tutto nei confronti di Carola Rackete, delinquente, assassina, viziata. Io ricordo soltanto che lo stesso ministro, ex ministro dell'Interno, risulta indagato per diffamazione, proprio dove risulta persona offesa la Carola Rackete. Quindi ritengo che è ora di smetterla di fare queste dichiarazioni, anche perché oggi il giudice di legittimità ci ha dato ragione. Con noi ovviamente c'è anche il professor Enrico Michetti, un avvocato, e quindi le voleva porre delle domande, fare delle considerazioni. Questa è la vicenda che riguarda soltanto l'arresto, non è che riguarda... La Cassazione era l'ordinanza di non convalida dell'arresto, tutto il merito è ancora da vedere, sapremo se la procura di Agrigento avrà intenzione di archiviare il procedimento penale o di andare avanti. Questo non lo sappiamo, non è finita indubbiamente. Posso chiedere una cosa? La sua assistita è in Italia? No, al momento non è in Italia. No, perché sa che, voglio dire, lei me lo insegna in quanto avvocato penalista, che i tre motivi perché si possa procedere all'arresto sono il pericolo di fuga, il fatto che in qualche misura si possa reiterare il reato e l'inquinamento delle prove. Tralasciando i due motivi successivi, con riguardo al pericolo di fuga, lei che dice? Ma guardi, non c'era pericolo di fuga, in quanto comunque già il provvedimento al GIP Agrigento non è stato convalidato la richiesta della procura, quindi era una cittadina libera. Carola Rackete ha lasciato l'Italia da cittadina libera senza nessuna misura, né la convalida dell'arresto, né tantomeno la procura comunque aveva chiesto all'epoca, nel mese di luglio, insieme alla richiesta di convalida, la procura si limitò a chiedere soltanto il divieto di dimora nella provincia di Agrigento, che comprendeva l'isola di Lampedusa. Però nel caso in esame, diciamo, professore, lei sa meglio di me che questo è tutto superato, perché è un resta indagata, ma da piede libero, indubbiamente, la Rackete. Questo è legittimo. Questo è da avvocato della difesa. Andava sottolineato. Resta il fatto che, appunto, lo specifichiamo, perché poi in realtà ho letto la reazione negativa di Salvini, ma ci sono tutta un'altra serie di reazioni positive che di fatto è come se andassero avanti nel procedimento, cioè che presa di posizione della Cassazione riguardo l'arresto fosse già un giudizio di merito sull'operato di Carola, insomma. No, questo non l'ha detto nessuno, almeno noi della difesa non l'abbiamo detto. Infatti lei l'ha premesso subito. Avvocato, partiamo da quello che diceva lei, no? Lei prima, magari se vuole le leggiamo di nuovo le dichiarazioni del senatore Salvini, visto che lei non ha avuto modo di leggerle, però la sua risposta è stata: per Salvini la Rackete è diventata un'ossessione. È chiaro che lei risponde da avvocato della sua assistita, così come il professor Michetti è un tecnico da questo punto di vista. Le leggo, ma la questione politica, la questione politica è in cima a tutto. Quindi tra poco noi faremo intervenire, ad esempio, un esponente della Lega, e darà un giudizio politico su questo, così come dal Partito Democratico. Credo che sia illuminante, però, la dichiarazione di Matteo Orfini, PD, la Cassazione. Mi voleva arrivare. La Cassazione ha appena dato ragione a Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra. Quindi il suo arresto fu immotivato.
Un abbraccio affettuoso a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Allora, ma anche questo. Ecco, questo qua del suo arresto immotivato è giusto perché l'ha stabilito la Cassazione, ma tutto quello che c'è prima no, perché quello deve essere stabilito, no? Credo. No? Orfini è un politico. Le motivazioni non le conosciamo, esatto. Quindi andare a dire oggi, al momento, cosa, per quale motivo la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura, questo lo sanno solo i giudici della Corte, sinceramente. Quindi aspetteremo le motivazioni, siamo curiosi sicuramente di leggere quali sono state le argomentazioni, ma andare a dire il motivo per cui la Cassazione ha rigettato il ricorso, sinceramente, lo sanno solo i giudici. E la sua assistita invece cosa ha detto? Perché ci sono invece delle dichiarazioni arrivate, no, in questa direzione. Ma cioè, anche lei ha lanciato un tweet, sicuramente sì. È contenta. Sostiene che quanto accaduto con la Cassazione possa essere una sorta di precedente importante rispetto all'operato delle altre ONG, perché poi sì, si sottolinea in questo caso giustamente il fatto che l'arresto non andasse guardi, applicato. Questa è una vicenda particolare, perché la Carola Racchetta è indagata per due procedimenti penali. Per uno è il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, dove sono indagate anche altre ONG che prestano soccorso nel Mediterraneo. Sì. Questa udienza di ieri invece aveva soltanto d'oggetto il reato di resistenza a nave da guerra e resistenza a pubblico ufficiale. Ma è su quello quindi, che l'Italia poi si è spaccata, no, fondamentalmente. Per ora, fino al momento, fino ad oggi, l'arresto non è andato effettuato e quindi la condotta di Carola Racchetta... Si può dire che è una vittoria. Ma sicuramente siamo contenti. Beh, però bisogna attendere sempre le motivazioni. Assolutamente, avvocato, però, avvocato professor Michietti, però la leggiamo sempre da un punto di vista politico, poi la lasciamo andare anche l'avvocato Marino. Ma noi ce le ricordiamo quelle settimane, quelle giornate, no? Di tutto un popolo che poi era il popolo che sosteneva e continua a sostenere la Lega, il centrodestra, perché c'era ancora un governo in essere, ovviamente, giallo-verde, che sosteneva che quell'arresto fosse più che legittimo e non si sapeva ancora se lo fosse, no? Che Carola Racchetta doveva subire chissà quali cose, perché... lo sappiamo, quindi questa è cronaca, non è che stiamo inventando dei fatti diversi, ecco perché diventa un fatto politico questo, alla luce anche di quello che accadrà lunedì probabilmente nei confronti di Matteo Salvini, posto che il Partito Democratico decida di non disertare l'aula, ma insomma... Quella inizia a diventare una decisione di natura politica, mentre qui c'è stato un arresto in flagranza di reato, io non mi permetto di entrare molto nella vicenda perché chiaramente l'avvocato l'ha vissuta dal primo momento, ha scritto i ricorsi e quindi giustamente ne conosce la vicenda molto più degli altri e non io l'ho vista soltanto, voglio dire, in via molto laterale e in mezz'ora chiaramente non è che si possono ricostruire, però la contestazione fondamentale mi sembra, per entrare un pochino nel merito ma anche per conoscere, magari per dare la possibilità all'avvocato di spiegare, è quella che il salvataggio è avvenuto prima della commissione dei reati, ossia le persone, i naufraghi, erano a bordo di una nave che ospitava in quel momento anche dei parlamentari italiani e quindi non c'erano condizioni di pericolo. Allora chiedo, Orfini e Fratoia. Ecco, chiedo la vostra posizione, qual è stata? Quella di dire che il salvataggio si compie nel momento in cui c'è la conduzione a terra del naufrago. O è un'altra posizione? Avvocato, la sua risposta. Sì, grazie. Sicuramente il professore ha anticipato una delle nostre tesi difensive, ossia che il dovere di soccorso non poteva essere esaurito con la messa in salvo della vita dei naufraghi, con la messa a bordo nella Sea-Watch. Le normative internazionali includono le operazioni di salvataggio anche lo sbarco a terra in un posto nel quale siano assicurati, oltre che la salvaguardia della vita, anche la tutela dei diritti fondamentali. Questa è una delle argomentazioni che abbiamo sostenuto anche innanzi alla Suprema Corte. Dopo ci sono altri profili. Le chiedo, avvocato, se il luogo fisico in cui far sbarcare il naufrago lo decide il comandante della nave o lo decidono le autorità italiane? Allora,
guardi, lo dicono le convenzioni internazionali, il posto erano già... Mi è una domanda, non entro nel merito. Lo definono le convenzioni internazionali, la Sea-Watch 3 era dentro già il porto di Lampedusa da 3 giorni. Io ricordo che i naufraghi sono stati 17 giorni a bordo della nave Sea-Watch con il ministro che diceva voi non entrate, voi non entrate. Le faccio un'ultima domanda. Sì. In termini di gerarchia delle fonti, la convenzione internazionale è sovraordinata a una legge nazionale che prevedeva la chiusura dei porti? Direi di sì, professore. Direi assolutamente di sì. Quindi contano le leggi internazionali sopra le guerre. Beh, questo poi anche... La BC. Grazie avvocato, buona serata. L'avvocato Leonardo Marino, l'avvocato difensore di Carola Racchetta, che ha presentato ricorso e ha difeso appunto Carola in Cassazione per quanto riguarda la legittimità dell'arresto. Allora,